Carlotta Antonelli, protagonista di Take Away, un film molto bello, sensibile, anche un po' cinico forse. Raccontaci della tua Maria. Allora, Maria è una ragazza molto giovane, che, una marciatrice, diciamo, che decide di riprendere i suoi allenamenti. È chiaramente una fase antecedente alla fase agonistica, perché parliamo di una ragazza che si allena per se stessa, che vuole riprendere questo sport. E ha questa storia d'amore, questo rapporto d'amore con il suo compagno, nonché anche poi suo allenatore a un certo punto, che decide di aiutarla a riprendere in mano lo sport. E diciamo che quello che succede a lei e al suo rapporto con lo sport è molto proporzionale a quello che succede nella loro storia d'amore. Quindi, in qualche modo, quello che lei vede come una possibilità, sia nel rapporto ma anche nello sport, poi in realtà non è altro che un autosabotaggio. E quindi, per arrivare a un obiettivo, forse parliamo anche di una realtà di paese, quindi la possibilità, un'opportunità può diventare anche rischiosa volerla così tanto, perché a volte non si vede quello che si sta facendo per raggiungere qualcosa. In questo caso il film racconta proprio questo, tutto quello che poi diventa un autosabotaggio per tutto, per l'essere umano, per quello che uno si va a creare anche del male a se stesso, ma anche per come il rapporto si trasforma tra loro due. E quindi sì, è una storia molto contorta, molto, molto forte. Allora, due cose. Intanto mi ha incuriosito molto il fatto che tu la marcia la fai benissimo, quindi ti sei allenata, ti hanno insegnato, l'hai presa veramente Male. bene. No, era un disastro. Io ho iniziato ad allenarmi, mi sono allenata 3 mesi per 3 volte a settimana e in realtà non ce la facevo proprio. Non riuscivo a imparare, non ce la facevo, ero sempre stanca, ero disperata, piangevo, dicevo non ce la faccio. Tutto quel dire non ce la faccio mi ha comunque aiutato ad avvicinarmi alla storia, perché anche quello era importante, la fatica e anche l'arrendevolezza che mi veniva a me proprio Carlotta nella vita, mi aiutava ad avvicinarmi al personaggio di Maria. E poi invece a un certo punto è subentrata Giuliana Salce, che mi ha fatto degli allenamenti anche lei, e da quel momento io ho iniziato a marciare come se lo Come se facessi da l'avessi sempre fatto. sempre. Non ho scordato la tecnica, anzi tuttora se lo faccio devo dire proprio è perfetto, e questa cosa come è possibile che ho imparato uno sport del genere così? Quindi è stato fortissimo questo. Bello. Senti, hai parlato del tuo compagno sul set, Johnny. Johnny è interpretato da Libero De Rienzo, no? Ovviamente non c'è più. Hai un ricordo, credo sia l'unico film che hai girato con lui, forse. Che ricordo hai? Beh, per me è stato un sogno lavorare con Libero, con Picchio, perché l'ho sempre chiaramente stimato come artista, poi l'ho conosciuto su questo set, abbiamo passato 2 mesi in questa montagna da soli. Devo dire che il ricordo che ho, nonostante il film sia così, è tutto l'opposto, cioè gioia, carbonara, risate. Prese in giro, abbiamo diciamo legato un bel rapporto umano e ho un bellissimo ricordo proprio, cioè, proprio anche mi viene da ridere a volte quando ripenso a delle cose proprio così. Un'ultima cosa, Carlotta, chi deve vedere Take Away, secondo te, chi dovrebbe vederlo? Tutti, perché la storia sì, ha a che fare col doping e con l'autosabotaggio, ma in realtà poi se vogliamo metaforicamente è quello che un po' riguarda tutti quanti in altre forme, quindi penso che dovrebbero vederlo tutti. Grazie, complimenti ancora. Grazie mille, grazie.